Buonasera, benvenuti a Calcio e Calcio. Siamo in diretta, undicesima puntata stagionale, qui dallo studio centrale di Teleducato. Allora, in puntata che inizieremo con un quesito intorno al quale andremo a discutere: modulo e mentalità. Cosa non va? Cosa c'è da cambiare? Fuori di dubbio che il Parma il campionato lo stia dominando, 11 vittorie, 4 pareggi, solo 4 reti subite, ma è altrettanto fuori di dubbio che in alcune partite, forse in troppe, visto il potenziale a disposizione, la squadra di Apolloni abbia fatto un po' troppa fatica, compresa naturalmente la partita di ieri, che per stessa ammissione dei protagonisti in campo il Parma ha rischiato di perderla. Allora cercheremo di riflettere su quali sono le ragioni di tanti approcci alla partita non corretti, non adeguati, e anche a livello di fluidità di gioco, di impostazione della manovra, di che cosa ci possa essere da correggere. Ma parleremo molto anche di singoli. Baraj è ad esempio un uomo squadra, sì o no? L'involuzione di Melandri preoccupa certamente Daniele Micio. Melandri non è più il giocatore così brillante, così trascinatore che avevamo visto nelle prime partite di questa stagione, giocatore che insomma aveva conquistato il cuore dei tifosi. Parleremo anche di Matteo Guazzo, perché scontata la squalifica, l'ex giocatore dell'Entella scalpita e si candida prepotentemente per una maglia da titolare domenica nella partita delicatissima e importantissima a Rovigo contro il Delta Calcio. Naturalmente parleremo anche di altri due protagonisti della partita di ieri, uno in positivo, il portiere Kristaps Zommers, rientrato dagli impegni con la nazionale lettone, ha evitato con le sue parate di subire insomma una sconfitta importante ieri. L'altro in negativo, il signor Lorenzo Gentile della sezione di Seregno, che ha condizionato non poco la gara, perché al Parma manca un rigore, su questo ci sono pochi dubbi. Aspettiamo per affrontare tutti questi e anche altri argomenti i vostri contributi, i vostri commenti. Lo facciamo sempre grazie alla collaborazione molto molto attenta del nostro Lorenzo Fava. Ciao Lorenzo, ben ritrovato. Ben ritrovato Michele, buonasera a te e a tutti i nostri amici da casa. Appunto, come stavi dicendo, li invitiamo a interagire con la nostra puntata, con i nostri ospiti in studio. Ormai i riferimenti sono noti a tutti. L'hashtag Calcio e Calcio su Twitter sta spopolando, i commenti su Facebook li aspetto numerosi, così come numerosi saranno, e non ho motivo di crederne, gli sms che arriveranno al nostro centralino. I numeri saranno in sovraimpressione insieme a quello delle telefonate. Allora Lorenzo, non sei solo, lo avete visto già inquadrato, questa sera accanto a te c'è un amico di Calcio e Calcio, un amico della nostra Teleducato, lo conoscete, è già stato nostro ospite in passato, Luca Russo, il columnist.net, collaboratore di StadioTardini.it. Ciao Luca, buonasera. Buonasera Michele. Ben ritrovato. Buonasera. È una presenza, svegliamo insomma questo retroscena, che mi fa particolarmente piacere, perché Luca Russo, pur essendo un appassionato tifoso del Parma, non è di Parma e non è nemmeno di Baganzola o di Fornovo. Vive a Napoli, viene di tanto in tanto a vedere la domenica le partite del Parma. Sabato mi ha chiamato e mi ha detto: io mi fermerei volentieri anche il lunedì, se possibile, se c'è posto, per partecipare alla trasmissione di Calcio e Calcio, anche per portare, vero Luca, un segnale di solidarietà allo staff di Calcio e Calcio, insomma, per le note vicende che riguardano il futuro di questa emittente. Grazie a Luca Russo. Grazie a te Michele per l'ospitalità. Buonasera, ben ritrovato in veste inedita il lunedì, Nicolò Fabris, parmafanzine.it. Ho voluto che però venisse di lunedì perché gli volevo fare... In questo momento, nella poltrona di casa sua, con il telecomando in mano, una birra ghiacciata e le patatine, stia attento a non mangiare troppo che fanno male, ci sta guardando. Bene, Guazzo ci sta guardando. Io comincio subito, Angela sei pregato di non farmi segno di stringere. Io ho due notizie per Matteo Guazzo. Una buona e una meno buona.
Cominciamo dalla buona o dalla meno buona? Iniziamo dalla buona, dai. Allora, la notizia buona, caro Guazzo, è che lei domenica a Rovigo ritorna dopo 3 turni di squalifica. Lei gioca al 1000%. Quindi non mi interessa le conferenze di Apolloni, ci deve pensare, la notte può il tale, può, potrebbe. Lei gioca, non so con che modulo, non so in posizione, ma lei gioca. E sa perché lei gioca? Lei gioca perché scalpita, perché è in discreta forma, ma soprattutto faccio un po' di tele-educational per i ragazzi qui. Lei è un ex. Lei, caro Guazzo, è un ex. Lei nella stagione 2005-2006, quindi 10 anni fa giusti, come ricorderà, ha giocato la bellezza di 36 partite in Serie D con il Rovigo. 14 sono le reti che lei ha segnato, 20 partite intere, 14 sostituzioni sì. Enrico, date, c'è su internet, due partite, non è che... no, non c'è su internet. Valla a cercare se c'è su internet, vattelo a cercare. E ha fatto un'ottima stagione, poi a fine stagione è andato a Como e ha fatto una discreta carriera in Serie C. Allora, lei Guazzo gioca. E questa è la buona notizia. Dimmi la cattiva. La cattiva notizia è, Guazzo, ascolti il mio consiglio. Lei, domenica a Rovigo, si gioca le, secondo me, l'ho già detto e ripetuto, non tante possibilità di rimanere a Parma. Perché lei e Galassi dite che rimane a Parma, non si muove, eccetera, eccetera. Lei, se toppa la partita di Rovigo, tradotto, se non si sblocca, nel senso che non fa questo benedetto gol, perché è ancora secco, a 0 reti, lei, se adesso io lo do al 99%, lei va via. Quindi lei, e concludo, domenica Rovigo deve spaccare il mondo, se così e segnare, se così non sarà, le daremo un affettuoso commiato. Beh, insomma, non esageriamo, stiamo a vedere e soprattutto cercheremo di monitorare anche il lavoro di Apolloni nei prossimi giorni per capire se effettivamente ci saranno queste chance per Guazzo. Prima di andare in pubblicità, consentitemi di salutare due nostri fedelissimi telespettatori. Gianni Baga, alle prese con qualche problemino di salute, gli siamo vicini, e anche Angelo Angelino Acanfora, il pizzaiolo numero uno dell'Emilia Romagna. Ma scusa, ma spiega di dov'è Angelino Acanfora, che è il nostro vivandiere. Insomma, mica posso fargli pubblicità. Di dov'è? Vabbè, Pulcinella di Sant'Ilario, che pubblicità, un saluto. Pubblicità, a tra poco, restate con noi. Eccoci qua, di nuovo in diretta, Calcio e Calcio, puntata 11, titolo in sovraimpressione che è lo spunto per il primo argomento intorno al quale inizieremo a dibattere, modulo e mentalità. Cosa non va? Cosa c'è da cambiare? Nicolò Fabris, però ti chiedo questo, prima di parlare di questi aspetti, breve giro di opinione, iniziamo da te su protagonista in negativo, il signor Gentile di Seregno di ieri, e quello in positivo, Christoph Sommers. Beh, allora, su quello in positivo è anche abbastanza semplice, ha salvato il risultato e ha fatto delle parate, tra l'altro non estremamente semplici, perché delle volte si tende anche a minimizzare, io non sono un esperto di portieri, quindi no, non sto lì a parlare di tecnica, però come ha detto tra l'altro giustamente lui in conferenza, l'ultima parata, lui proprio non vedeva partire il pallone, quindi secondo me è stato un ottimo, come posso dire, un'ottima esecuzione, ha salvato veramente il risultato, cioè sono di quelle parate che valgono veramente come un gol. Io onestamente non sono d'accordo sul protagonista negativo, ovvero l'arbitro è stato negativo, il protagonista negativo è stato il gioco del Parma, per okay. quanto mi riguarda, se vuoi dopo argomento però no. Chiudo. Nel senso, sono d'accordo perché non è assolutamente un alibi, certo. Poi, cioè, quando ti negano quei rigori, esatto, lì, è chiaro che ti segnano allora, la partita. Ma non è solo quello, perché quello era un rigore assolutamente solare, ma è anche tante altre, come posso dire, decisioni. Allora, intanto è il primo arbitro della storia, probabilmente, di quelli che abbiamo incontrato il Parma, che ha fermato il gioco con un giocatore a terra. Normalmente lo si fa solo quando c'è un colpo alla testa, quindi qualcosa di grave che potrebbe spingere, comunque, cioè che c'è bisogno di controllare che non sia niente di particolare, e per la prima volta un arbitro ha fermato il gioco appunto per
per chiamare i soccorritori, diciamo, d'accordo, in campo. Il problema qual è? Il problema è che tra l'altro dopo non l'ha fatto neanche uscire. Cioè, sono tante banalità che in una partita già accesa e già comunque nervosa, perché il Parma non trovava il gol, perché il Tardini iniziava a mugugnare, perché alcune decisioni sono state un po' così e perché c'era un rigore solare che solo lui, che tra l'altro era due metri, non ha visto, tante decisioni di questo tipo non fanno altro che accendere ulteriormente la partita. Questo però non deve, come posso, non è nessun filtro che debba permetterci di non vedere. Hai detto bene, mi hai fermato. La mancanza di... Hai detto, guarda Michele, il protagonista è negativo, però non è stato l'arbitro, è stato il gioco del Parma. Sono d'accordo, arriva Enrico. Aspetta, sì, fai sì, completare, no, Fabrice. No, tutto che... qua. In realtà è quello che ho detto. Semplicemente che l'arbitro sia stato negativo, non ho dubbi. Questo però non deve farci dimenticare che comunque a mancare o a latitare è stato secondo me il gioco del Parma nella partita di domenica. Enrico, arbitraggio? No, a me lascia stare, Angela, un rigore non rigore ci può benissimo stare. Ne abbiamo avuto, ne avrebbero, no, ma guarda, avuti Enrico, gli altri. Enrico, io se c'è uno che non vuol sentir parlare in allora, generale dei campi pesanti, degli arbitri, sì, di questo e quell'altro, sono io. Il rigore... stavo per dire la sconfitta. Il pareggio del Parma fosse da imputare all'arbitro. No. Per me non ha diretto male. Signor Gentile di Seregno non ha diretto male. Sempre vicino all'azione, lasciava giocare, non me ne frega niente, rigore non rigore, l'ha piazzato meglio lui di me, avrà visto. Il rigore Enrico era grosso come una casa. Allora, signor Gentile, visto che siete così ruffiani da tirare fuori l'arbitro, il signor Gentile, e adesso qui spezzo una lancia, ma la spezzo in testa a te, ha sbagliato solo in una cosa. Allora, messaggio per Scala, Ferrari e tutto lo staff dirigenziale del Parma. Riunione immediata con tutti i giocatori, con tutta la rosa. Adesso la voglio, Ferrari, la voglio adesso che lei ci sta guardando, per fare un po' di shampoo ai ragazzi. Perché io non voglio più vedere l'arbitro che fischia la fine della partita, il Parma che non ha fatto risultato, tradotto non ha vinto, i giocatori che vanno ad assediare l'arbitro. Perché non lo so, Angelo, se è finita la partita tu dovevi andare al bar o a giocare a polo. Io sono rimasto lì. I giocatori del Parma, capitano in primis più tutti gli altri, una buona parte degli altri, scusa, a seguito, intorno all'arbitro a centrocampo, che addirittura è stato protetto dagli assistenti. No, caro Scala, caro Ferrari, queste cose non si fanno. Quindi, che abbia arbitrato bene, per me non ha arbitrato male, ha arbitrato bene. Che non abbia arbitrato bene, finita la partita, i giocatori del Parma danno la mano all'arbitro, se gliela vogliono dare, se non gliela vogliono dare, io gliela darei sempre, vanno sotto la curva come fanno. Ah, adesso ti sei scoperto garante degli arbitri. Ascolta, fino a ieri sparavi addosso agli arbitri, adesso sei garante degli arbitri. Abbiamo Fabris, poi avrò qualcosa da dire a Fabris. Abbiamo il rappresentante della curva nord, il nostro amico Geremia Negri, abbiamo Russo. Io ho letto tutto quello che potevo leggere oggi, tutto e non di più. Non ce n'è stato uno che abbia rimarcato questo aspetto. Il Parma mi ringrazierà per questo suggerimento, certo, perché avanti così non si va tanto, certo, lontano. Boni che parla di shampoo è una cosa, insomma, se me lo concede. Shampoo. Sì, appunto. Quello che Russo, spagnolo, in spagnolo si dice applicate il cuento. Russo e Geremia Negri sull'arbitro, poi insomma andiamo anche sulla considerazione di Fabris. No, guardate che c'è un problema di gioco. Non sono d'accordo con Boni, ovviamente, perché l'arbitro ieri è stato insufficiente e anche sfortunato, però ha avuto la fortuna di arbitrare a Parma, perché un arbitraggio del genere forse in un'altra piazza non sarebbe stato tollerato. Non è tanto il rigore, Enrico, non è il rigore, sono alcune scelte che hanno spezzato la manovra. L'ultima chiamata ha invertito un fallo che era per noi, dandolo appunto al Limolese. Tu dici in una piazza un pochino più sanguigna, più calda, esatto, più sanguigna, non usciva dal campo. Certo, usciva dal campo, però usciva con qualche... Ho letto questo tuo commento e mi sono messo le mani in testa pensando che tu saresti venuto qua questa sera e avresti sbagliato questo concetto. Sì. Le mani in testa mi sono messo. Va bene. Ma perché? Russo, comunque il fatto che poi Zomers sia stato il migliore in campo comunque dice lunga sulla prestazione del Parma, perché Parma evidentemente ieri non era in giornata. Negri? Ma sicuramente l'arbitro ha le sue colpe. Enrico è l'unico che dice che ha arbitrato bene, non so che partita abbia visto. Un rigore
nettissimo non fischiato su Musetti e anche un paio di interventi su Corapi che erano più da arancione che da giallo. Adesso mi vengono in mente queste due cose, però sono d'accordo con Nicolò sul fatto che la partita, tra virgolette, l'ha buttata via al Parma non giocando appunto dall'inizio della partita. Zommer, se a inizio campionato si faceva fatica a giudicarlo, nel senso che riceveva forse un tiro a partita al 90esimo, è capitato in un paio di partite, e quindi finiva la partita sostanzialmente senza voto. Adesso è sempre, partita dopo partita, sempre più impegnato, e probabilmente è un segnale, per collegarmi a quello di cui parleremo dopo, che la mentalità del Parma è un po' cambiata rispetto a inizio campionato. A me sinceramente non piaceva tantissimo come portiere, soprattutto nelle uscite, però devo dire che mi ha fatto ricredere, e la prestazione di ieri penso che ne sia un'ennesima dimostrazione, anche perché i compagni del reparto arretrato si fidano molto di Zommers, anche perché spesso lo cercano in disimpegno, e il portiere ha sicuramente dimostrato grande sicurezza. Lorenzo Fava. Ti leggo, Michele, sì. I primi commenti che arrivano riguardo questi argomenti che stiamo trattando. Ci mancano tre rigori clamorosi, subiamo una sudditanza inversa degli arbitri. Per dimostrare di non farsi condizionare questi giovanotti, non si danno neppure quello che ci spetta. Sarà bene che la società cominci a farsi sentire. Firmato Marco, che poi aggiunge un post scriptum: solidarietà ai lavoratori di Teleducato. Buonasera, il Parma vincerà anche il campionato, ma esprime un gioco appassionante come un piatto di semolino freddo. Pietro Erichi, questo è firmato. Un sms firmato Pietro Erichi. E poi concludo questa prima serie con un sms su Zommers. Abbiamo per fortuna un portiere che potrebbe già fare la Lega Pro. Bravo Zommers, ma bravo Fulgoni che ci ha visto ancora una volta lungo. Fabris, a proposito, entriamo nel vivo del dibattito, a proposito dell'espressione di questo Parma, no? È un problema psicologico, di approccio alla partita. Giovedì scorso avevamo Musetti qua in studio, ha detto: purtroppo nel primo tempo concediamo sempre qualcosa di troppo. Non si sa perché, a livello inconscio, però ci è capitato spesso di non entrare in campo nel modo giusto. Oppure, più che un problema psicologico, è un problema di fluidità della manovra, di gioco che insomma non è così brillante. È un problema del fatto che magari Apolloni insiste su un modulo, il 4-2-3-1, con una variante 4-2-4 in certi frangenti, con un attacco peraltro sempre molto mobile, ma ha delle difficoltà nel proporre delle ulteriori varianti tattiche? Ma le difficoltà secondo me sono diverse, le potrei riassumere in due argomenti principali. Il primo sicuramente è una questione psicologica. È inevitabile che tutte le squadre, e credo che anche la partita col San Marino sia, come posso dire, l'esempio, che tutte le squadre nel primo tempo giocano ai 7.000 all'ora. E quindi è inevitabile che il Parma o approccia la gara, come ad esempio ha fatto con il Legnago, e lo continuo a ribadire anche se magari qualcuno all'epoca non era d'accordo con me, ovvero comunque sono in partita, mi voglio prendere quella partita, faccio fatica, ma intanto gli avversari tornano negli spogliatoi con 4 ammoniti, eccetera, perché devono comunque fermare le nostre azioni, allora è un conto. Se invece si scende in campo comunque con un approccio timido alla gara, forse Apolloni, citando Scala, parla molto spesso di umiltà e presunzione, ovvero dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi senza però arrivare alla presunzione. Ecco, non voglio dire che il Parma sia presuntuoso, però delle volte, soprattutto nei primi tempi, fatica proprio secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento. Secondo te perché? A livello magari inconscio c'è l'idea nei calciatori di dire: sì, ma tanto siamo più forti, in qualche modo la portiamo a casa. Sì, non partiamo subito sparati. Non saprei, io per quel poco che ho fatto sport ho sempre giocato in squadre di pippe, quindi non mi sono mai trovato, io per primo ero dalla parte opposta, quindi non saprei. Di sicuro a questa difficoltà mentale, psicologica diciamo, si aggiunge una che secondo me è ancora più pesante, proprio per il modulo. Io non sto qua a dire se sia giusto o sbagliato, se ne servirebbe un altro, quello magari lo potremo affrontare in un altro momento, ma rispetto a quello che abbiamo visto, secondo me è necessario che il Parma non faccia due cose che sta continuando a fare, ovvero
La prevedibilità offensiva con i tre dietro alla punta che rimangono sempre nella loro posizione. Ieri Vignali e Lauria si sono invertiti a 5 minuti dalla fine del primo tempo, per il resto erano sempre fissi sulle loro posizioni. E l'altra cosa è un Parma che attacca solo da destra, sembra, come posso dire, sembra Junior però invertito. Junior usava solo la sinistra e il destro non usava neanche per salire sull'autobus. Il Parma attacca solo ed esclusivamente da destra. Non capisco, qualsiasi persona giochi sulla fascia sinistra, che sia Vignali nel primo tempo, che sia Melandri in passato, che sia addirittura Baraglie, perché nel secondo tempo Baraglie è stato spostato di là, praticamente scompare dalla gara. E quindi non capisco come si possa risolvere questa questione. Io la butto lì, forse è un problema psicologico, di modulo. In parte psicologico, perché ho visto che il Parma in trasferta gioca più sciolto, ha meno difficoltà ad esprimersi e raccogliere punti, tant'è vero che attualmente ha fatto 3 punti più in trasferta rispetto alle partite giocate in casa. Se vincesse la prossima in casa avrebbe un rendimento praticamente equilibrato, 20 punti in casa, 20 fuori. Quindi forse il Tardini condiziona non solo gli avversari, ma condiziona anche il Parma stesso. A livello di pressione. Sì, di pressione, sì, di esigenza forse. Il pubblico richiede appunto al Parma massimo impegno, bel gioco e punti. E non è sempre facile coniugare queste. Secondo te quindi è più un aspetto psicologico che non di un modulo, che invece, come sottolinea Fabris, nella sua interpretazione, non tanto nella disposizione, è troppo spesso prevedibile? Ma il modulo conta fino a un certo punto, l'atteggiamento, la velocità di esecuzione. Ieri per esempio ho visto un centrocampo veramente in affanno, che non metteva insieme mancava 3 passaggi Giorgino, di fila. Sì, che è un recuperatore di palloni eccezionali, non c'era la possibilità di sostituirlo nemmeno con Miglietta, non al meglio fisicamente. Un centrocampo che non costruisce, non può rifornire gli attaccanti nel modo più giusto, e la difesa ne risente, perché avendo perso diverse palle a metà campo la difesa ha dovuto rimediare a diverse situazioni così pericolose. Allora Lorenzo, preparati che tra poco voglio sentire, oltre ai telespettatori, anche la tua opinione, Enrico. Non dimentichiamo. Andiamo dal professore, dal professore di Coverciano. Grazie signor Angella. Non dimentichiamoci che la Serie D è un campionato particolare e per allenare in Serie D ci vogliono allenatori, ci vorrebbero allenatori di Serie D. Apolloni non è un allenatore di Serie D, detto in senso elogiativo. Apolloni è un allenatore di B/C. Cosa voglio dire? Che è un campionato particolare per la legge sui giovani. Uno non può fare la formazione che ha in mente, non può fare tante alchimie, perché è limitato da questo regolamento. Quindi Apolloni, Angella, il professore che te lo sta dicendo, o il profeta come mi chiamano, ma ne sbaglio poche, Apolloni è un integralista, quindi è un integralista. Mettigli che molte idee, che poi sono poche perché sono di un integralista, non le può applicare per questa regola dei fuori quota, degli under. Ci dobbiamo accontentare di quello che passa il convento, e il convento passa che Apolloni 4-2-3-1 Enrico, o 4, non è che 2, gli hai fatto 4. Un complimento quando gli hai detto che è un integralista, perché dare dell'integralista a un allenatore vuol dire dargli, Angela, tra virgolette, del testone. Io ho spiegato com'è la situazione, gli ho dato le attenuanti più che generiche, gli ho dato un sacco di attenuanti perché la D gli, è la D. Enrico, gli... io ho detto che non è un allenatore da Serie D ma di categoria superiore. Cosa gli devo mandare? Enrico, il pacco a Natale? Enrico, come fai tu e come fa Fabris? No, guarda, pacchi a Natale e come fa Fabris? Non ne mando, anche perché insomma, anzi, domando scusa, ho fatto non c'è la possibilità. Domando scusa, mi sono sbagliato, ritiro quello che ho detto, come fa Fabris, volevo dire confusione, domando scusa, e come riceve Fabris da certi giocatori. Ah, quindi, cioè, Angela, scusa, Apolloni fa fatica. Tu gli hai dato, hai appena detto che Apolloni ha i parocchi. Non ho detto dell'integrazione. Non ho detto, ho detto che per tutta una serie di motivi fatica a proporre un Parma diverso. Aggiungiamoci, io ieri gliel'ho chiesto in conferenza stampa, un po' ha svicolato, aggiungiamoci che c'è secondo me una palese sofferenza dei giocatori nel Parma nel dovere sempre comunque vincere le partite, perché per l'amor di Dio un qualche pareggio ogni tanto ci sta. Domenica prossima molto probabilmente, non vedo perché non lo dovrei dire, lo vado dicendo da 2 mesi se non più, arriverà la prima sconfitta, ma santi Dio. Tanto Enrico, il campionato non, l'abbiamo già vinto il 31 ottobre, quindi se mi consenti, grazie Angela dell'aggancio che mi fai,
domenica a Rovigo prendiamo quelle di Sandrone, ma siccome io ne capisco di calcio, il campionato è già vinto. È già vinto, perché velocissimo, velocissimo, dopo Rovigo, quattro partite in casa, in ordine sparso ovviamente, Ravenna, San Maurese, Arzignano e Fortis Juventus. Due partite fuori, Bellaria e Villafranca. Ma andare a cosa? Quattro... Ad andare alla fine, c'è, cioè, la pausa. Quali sono i parametri? Alla fine di gennaio. Ah, i no, parametri sono che con le squadre teste citate, Ravenna, te lo ripeto, Ravenna... No, non capivo che scadenza Bellaria, ti eri dato. Vado in ordine cronologico. Ravenna, Bellaria, San Maurese, Arzignano, Villafranca e Fortis Juventus. Sono 18 punti se va ad allenare anche Fabri. Quindi il campionato, diciamola tutta, il campionato è già morto e sepolto. Se poi per disgrazia il Parma dovesse pareggiare o vincere a Rovigo, Apolloni può fare peggio di Zenga, cioè può prenotare una vacanza alle Seychelles, che in panchina ci va il suo secondo, perché proprio diventano totalmente inutili. Io lancio una provocazione, mi auguro che il Parma perda Rovigo, perché diamo un minimo, un 1% di interesse a un campionato che altrimenti è morto e sepolto, e soprattutto facciamo qualche piccolo correttivo nella formazione. Il discorso di Guazzo l'abbiamo già affrontato. Adesso poi ci andiamo su Guazzo. Adesso parleremo di Guazzo, di Melandri, esatto, di Baraia. Esatto. Russo, poi andiamo da Nete. Meno 4, il campionato è ancora aperto. Ma cosa vuoi che sia aperto, che sono tutte squadrette da oratorio? Avevate il San Marino, poi avevate l'Alto Vicentino che fa ridere i polli. Adesso avete il Forlì che l'abbiamo già... Ma lascia il Forlì qua pareggiato al termine. Io ti dico, il Forlì qua pareggiato. Caro Russo, io ti dico che se il Parma fosse nel girone B, come Bologna, sì, quello lombardo dove c'è il Piacenza, sì, sarebbe quarto in classifica, caro Russo. E ho detto tutto. È il girone più scarso e della Serie D, quello sarebbe quarto, quello in lombardo. Classifica. Negri, poi andiamo da Lorenzo Fava. Poi parliamo di Baraia e di Melandri. A differenza di quanto dice Enrico, io spero che vinca domenica il Parma Rovigo, perché lui spera che il Parma perda per sperare dare... Sperare un conto! Spera, allora... Tu speri... Sì. Mie Negri. Ma tu... Io ti benedico, te chi ti fa venire in questa trasmissione! Benedico! Spera, tu speri che... Ma no, contrario. Tu hai fatto il pronostico che il Parma domenica perderà. Per dare animo al campionato. Ti quarelo, va bene! per dare animo al campionato, ma a me non interessa niente. Allora, al di là del fatto che il gioco attualmente non c'è, io ho sempre pensato... come quando si giocava in Serie A e si doveva ottenere la salvezza, che prima si facevano i 40 punti, ovvero prima si arrivava alla salvezza, non importa giocando come, e meglio era. In questo caso prima si arriva alla vittoria del campionato e meno si perdono punti, e il Parma non ne ha ancora persi, perché non ha ancora perso una partita. È chiaro che le partite come quelle di ieri andrebbero vinte, però io sinceramente non mi accontento del punto di ieri, ovviamente, però mi accontento di vedere i punti e un po' meno il bel gioco. Poi se c'è anche il bel gioco, è chiaro, mi diverto di più allo stadio ed è più bello vedere la tua squadra giocare bene, però sinceramente attualmente mi accontento dei punti, non di rinemare il campionato o delle concorrenti. Due cose: quando piove si apre l'ombrello, ed inverno si mette il cappotto, ed estate si possono indossare i sandali. Ha dimenticato anche la quarta, che siccome tu di pronostici non ne becchi mai neanche uno, io sono già, guarda, più tranquillo. Sei peggio di Fabri, ma pazienza che tu vieni ogni tanto. Fabri, adesso me lo ritrovo anche il lunedì. Non ti preoccupare, solo oggi. La mentalità, soprattutto nel primo tempo, è ovviamente, l'abbiamo già detto, quella sbagliata. Poi vedi gara del San Marino, nel secondo tempo c'è stata la reazione e ti ha portato alla vittoria. Vedi gara con Limolese, ieri la reazione c'è stata al 50%, nel senso che abbiamo visto veramente giocare l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, però voglio dire, la carica la può dare solo Apolloni, che è l'allenatore, così come Apolloni dovrebbe, secondo me, da tifoso, cercare di trovare una soluzione, magari cambiando modulo. Sarei curioso di vedere questo Parma con il 4-3-3. Ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane. Tre uomini là davanti in grado di dare imprevedibilità. È chiaro, abbiamo già giocato senza attaccante, se non ricordo male, contro il Borgo San Lorenzo. La Fortis Juventus. Con la Fortis Juventus a Borgo San Lorenzo. Però
se vi ricordate bene, Longobardi veniva da un infortunio e quindi era stato tenuto in panchina e mancava sostanzialmente la prima punta perché Guazzo doveva ancora arrivare e Musetti non c'era, però era sempre 4-2-3-1. Premesso che con i giocatori che hai là davanti è il modulo più corretto, nel senso che ti consente di far giocare molti giocatori di qualità là davanti, però ormai il gioco è quello, il modulo è quello, dovrebbe cercare Apolloni di trovare una soluzione diversa e non solo cambiando gli esterni o il giocatore dietro l'unica punta come fa spesso, perché così non si trova soluzione. Lorenzo Fava. Io, Michele, ho una raffica di sms da proporti. Il signor Boni ha ragione, l'attacco del Parma è in crisi, prendiamo Pera prima che vada a Forlì, un anno di Serie D basta e avanza. Ieri ottimo Zommers, firmato Lorenzo. E poi Limolese aveva degli schemi offensivi migliori del Parma, il Parma in pari dal Limolese, firmato Maurizio. Beh, Maurizio, insomma, mi sembra un po' esagerato, la qualità dei messaggi. Un po' esagerato il messaggio di Maurizio. Questo la squadra non ha gioco, non ha gioco e punta sulle individualità. Trovando squadre come quella di ieri si va in difficoltà, urge una punta che faccia la differenza. Altro messaggio firmato da un altro Ricordiamoci Lorenzo. Però sempre che il Parma è primo in classifica, non ha ancora perso e ha subito solo 4 gol. Così. Poi possiamo discutere su tutto, io sono il primo a porre al centro dell'attenzione alcune carenze, però ricordiamoci sempre anche quali sono i fatti oggettivi. Stefano da Collecchio invece mette al centro dell'attenzione il modulo e dice basta con questo 4-2-3-1, proviamo anche il 4-3-3. E poi perché Apolloni come domenica si mangia un cambio? E ancora, buonasera, da tifoso storico mi sembra che questa squadra, se vuole la certezza di vincere il campionato, abbia bisogno di un attaccante. Chiediamo a Caccioli. Grazie, firmato Vale 70. E poi, meglio un centrocampista in più, tipo 4-3-3, saremo molto più efficaci sia in fase offensiva che difensiva. Cevols. E un altro, se lo riesco a ripescare, smettiamola di lamentarci dell'arbitro, abbiamo fior di giocatori e di società e non vincere il campionato sarebbe un fallimento assoluto. Apolloni ha aspettato troppo a togliere Messina e Rodriguez, era inadeguato tra passaggi sbagliati e tiri fuori luogo. Bene solo Carapi, 7 polmoni e anche in fascia nel finale. Ma chi doveva giocarci in fascia, dov'era per tutta la partita? Questo ce lo chiede Davide. Se vuoi, Michele, ho l'ultimissimo, sì, te lo prometto, ed è un messaggio che arriva su Facebook. Lo scrive Mauro Malatesta sulla nostra pagina. Non ho capito, prima continui lamentele per i campi esterni, ora problemi psicologici, si giocano in casa, ma di che squadra state parlando? Tutti a esaltare la squadra ancora prima di partire. E ora, questo insomma forse era un messaggio rivolto al nostro Luca Russo, che tra l'altro i nostri amici da casa vedono come il sosia di Menez, dovete sapere. Luca Russo, non è Menez, è Luca Russo. In banca è differente. Luca Russo, prendi nota, 100%, 100%, quindi aggiungerò Fava licenziato, ecco, saluta gli spettatori, perché dopo hai letto 8 messaggi, sono 8 messaggi che dicono quello che ho detto io, finalmente ci togliamo dalle Zebedee. Non è detto che sia giusto. Ci togliamo, un colpo solo, Fava può rimanere, Angella e soprattutto Fabris, io posso anche andare al bar. Non è detto che sia giusto. Allora Enrico, quando perché mi danno ragione tutti. Quando superi il 100% tutti del consenso, poi ce lo dici. Fabris, sulle sostituzioni volevi puntualizzare, poi ti andiamo su Barai. Non capisco in cosa mi hanno contraddetto i messaggi. per meritare lì, il cartellino rosso. Il problema, no, che non lo capisco. Infatti. La sostituzione, sì, cioè, allora, sono state due partite molto diverse, San Marino, quella col San Marino e quella con Limolese, non solo per il risultato, ovviamente, anche perché per la prima volta in maniera convinta io ho visto, parlo di domenica scorsa, Apolloni cambiare una gara, cambiarla in corsa senza cambiare modulo, perché in realtà poi il modulo non era poi così cambiato, però andando a puntellare alcune cose che non andavano bene, facendo una sostituzione prima del primo tempo, e sappiamo, cioè chiunque segue il calcio sa che una sostituzione prima dell'intervallo vuol dire, non dico bocciatura per chi sta giocando, ma meglio che cambio subito perché qua se no c'è il patatrac. E questa volta, come era successo con il Forlì, gli è rimasto un cambio in canna. Allora, non c'è scritto da nessuna parte che sia obbligatorio farne 3 di cambi, però in una partita in cui non solo non stai vincendo ma non stai giocando bene, la cosa un po' mi stride. Senti, questa mattina qualche tifoso mi ha scritto, mi è capitato, mi succede spesso, mentre vengo al lavoro in bicicletta, di essere fermato da qualche tifoso. Stamattina ci sono stati tifosi che ad esempio mi hanno detto, ma Baraia ha le possibilità per prendere il pallone,
calciarlo in porta da tutte le posizioni, oppure prendere il pallone e andare in porta da solo, come mai non prende per mano questa squadra Yves Barai? E allora noi nella grafica in alto abbiamo titolato Barai è uomo squadra, sì o no? Cioè Barai è un giocatore in grado di prendere per mano la squadra, di trascinarla alla vittoria, oppure da questo punto di vista non è ancora pronto? È uno che ha bisogno della giornata speciale di tutta la squadra. Viene un po' da sorridere, perché più o meno ricordo quello che ho detto di Baraglia in una delle prime puntate. Sì. Lui, lo ripetiamo forse per l'ultima volta, anche perché ormai lo sanno tutti, ha delle doti che veramente sono fuori categoria. Ma non dico fuori categoria per la D, probabilmente anche per la Lega Pro, esagio, per le doti che ha. Il vero problema non è solo la continuità, e lo sta dimostrando, perché comunque con San Marino e la gara e con Legnago ha giocato due grandi partite. Sì. Non è entrato spesso a prendersi il pallone. Voleva far festa anche lui, come ha detto nell'intervista il giorno dopo, cioè ovvero segnando, non ci è riuscito, però è stato fondamentale per questa squadra. Il problema vero di Baraglia sono due. Uno è la continuità, perché magari gioca come deve giocare anche per la squadra una due partite, poi ha comunque una flessione, e il fatto che a volte fatica proprio a giocare per la squadra. Tu prima dicevi, cioè citavi quello che ti dicevano questi tifosi che ti incontrano per strada, ovvero Baraglia avrebbe le capacità per prendere il pallone, scartare tutti e segnare, o comunque tirare un missile da fuori area. Sì, ok, queste ce le ha. Il problema è che lo poteva fare all'inizio, quando non lo conosceva nessuno. Ora, appena riceve palla, e spesso la riceve spalle alla porta, ora che si gira, se magari non c'erano prima, ha comunque due giocatori davanti. Poi ovvio che per quello seduto tutto di là alla sinistra è un fenomeno incredibile, li può scartare tutti. Il fatto sta che diventa complicato, se non entra nei meccanismi della squadra, riuscire a far valere le doti che ha. Insomma, ormai gli hanno messo gli occhi addosso, non hanno magari i video analyst giapponesi, le altre squadre, però qualche partita la guardano. Concludo dicendo semplicemente che lui ora o fa il salto di qualità, e quindi che è quello che secondo me si augurano Minotti, Galassi, Apolloni, perché per questo l'hanno preso, non è un caso che sia stato scartato comunque da squadre importanti. Perché? Perché forse hanno visto che faceva fatica a fare questo salto di qualità. O lo fa adesso a Parma, e molti altri giovani in passato a Parma sono riusciti a fare questo tipo di salto, oppure diventa complicato. Perché non dico che si gioca con un uomo in meno, perché non è vero, perché comunque dal cilindro ti può sempre tirare fuori qualcosa, però diventa complicato fare un gioco, creare un'armonia di gioco, delle manovre comunque che abbiano un certo senso, con un giocatore che fa fatica a integrarsi. Scusa Lucio, un secondo solo, sì, perché io questa qui non l'accetto. Cioè, qualcuno mi deve spiegare che cavolo di salto di qualità deve fare il miglior giocatore che abbiamo. Scusa l'interruzione. Baraj deve fare il salto di qualità. Allora, guarda, mi rispondi subito. Baraj è uomo squadra, sì o no? Baraj sta facendo i miracoli con l'acqua santa. Baraj non è un... Può giocare in qualunque modo, tranne che con il 4-2-3-1. Baraj non è un bomber, ha fatto 7 gol. Baraj, tranne rare eccezioni, è sempre il migliore. Baraj lo chiederanno in Serie B. È in partite come ieri, che la gente si aspetta che Baraj, quando non si riesce a segnare, ti risolva la partita. Ma abbiamo 29 giocatori! Ma te con Legnago chi te l'ha risolta? Con altre 7-8 partite che te l'ha risolta? Ma santi Dio! Ma Baraj è un falso 9! Baraj è il nostro Cassano. Speriamo che Gigi Apolloni, che gli voglio un bene dell'anima, non sia il nostro Donadoni. Prego. Russo. È chiaro che gli avversari hanno fatto gli anticorpi a Baraj. Penso che abbia un problema di posizione. Quando gioca al centro si ingolfa, tende appunto a centrarsi, va nell'imbuto e quindi non trova sfoghi. Però io non lo vedo, ci ha giocato anche in passato. Tipo non ieri, lo vedo un giocatore di fascia, cioè Baraj è uno che deve avere la porta là di fronte. Io di fascia lo vedo invece, no. Anche se ieri in fascia... Non sono comunque d'accordo, Russo, ma ci mancherebbe. Non so, non c'ha il passo per stare centrale, c'ha la gamba per stare sulla corsia. Alla Giovinco ai tempi di Colomba, partendo largo ed accentrandosi magari. Però ieri, per esempio, ieri non mi ha convinto, perché ieri ha cercato troppe volte il numero, la giocata che non serviva, il colpo di tacco, e quindi non so, si è intestardito in alcune giocate che non erano funzionali
al progetto partita, mettiamola così. E questo è il salto di qualità che dovrebbe fare, ma va bene, cioè, inutile anche che lo dico. Io sono d'accordo con Luca Russo, a me Barai piace molto più d'esterno invece che centrale dietro la punta, perché al 90%... Uno con quel tiro lì tu lo metti defilato. Da esterno può benissimo centrarsi e tirare, forse è più facilitato a tirare da esterno che dietro la punta, dove spesso si trova a spalle alla porta. E da esterno al 90% delle volte riesce a saltare l'uomo e entrare in area per servire i compagni. A me sinceramente piace molto più d'esterno, spesso, e questo c'è da dirlo, secondo me si intestardisce, quando non gli riesce la giocata la cerca più volte e spesso perde anche il pallone. Prendendo la partita di ieri, per me Baraje era il terzo cambio, cioè l'uomo da togliere, mettendo su Sereni per cercare di dare un po' la svolta. Forse anche il secondo cambio. Forse andava tolto anche prima. Fammi finire di parlare. Fammi finire di parlare. Fammi finire di parlare. È chiaro che Baraje non andrebbe mai tolto, perché può sempre tirarti fuori la giocata dal cilindro, ma se un giocatore in giornata no, che sia Baraje, che sia Cassano, che sia un giocatore di grande qualità, secondo me, vista la partita di ieri, per provare a vincere bisognava dare la scossa. È chiaro che Sereni tecnicamente non è Baraje e, a parte la partita col San Marino, non ha mai fornito ottime prestazioni, ma per cercare la vittoria, secondo me, visto che Baraje ieri proprio non era in giornata, perché spesso anche senza segnare fa delle ottime prestazioni, ieri secondo me andava tolto nel secondo tempo. Come avete visto, Fabri, solo una precisazione, come avete visto, ormai io ho deposto le armi, cioè è come quell'insegnante che ha l'alunno che più di tanto non riesce a fare, dal punto di vista della condotta, e quindi con Enrico Mario ho perso la pazienza. Dico che non sono d'accordo né con Luca Russo né con Geremia, semplicemente perché, al di là del fatto che Baraje, io credo che né in mezzo né in fascia, io credo che quando fa panchina. quando lui riesce a dare il meglio di sé è quando esattamente può svariare e andare tra virgolette dove vuole. E cosa comporta questo? Che lui va a ricercarsi il pallone o comunque ricercarsi il gioco dove gli è più funzionale, e gli altri del trio, diciamo, dietro la punta, a meno che non sia lui la punta come ha fatto ogni tanto, si muovono di conseguenza cercando comunque di andare negli spazi che crea Baraje col suo movimento. Quindi, anche perché magari non è un perfetto uomo squadra, diciamolo, perché va detto, però in questo caso diventa utile alla squadra se si riesce a creare questa sorta di legame anche dal punto di vista dei movimenti. Io sono d'accordo, cioè secondo me Baraje è uno a cui dare le chiavi e dire: senti, vai in campo, fai quello che vuoi, non fascia, punta, vai in campo, fai quello che vuoi. Sono perfettamente d'accordo. Chiudiamo il cerchio. Fava, cosa dicono i nostri telespettatori? Prima però ti dico quello che penso io su Baraje. Sì. È un giocatore che a me piace tantissimo, così chiudiamo il cerchio, quella è la mia opinione. Io non lo vedo né sulla fascia né dietro la punta, lo vedo proprio come punta. Mi è rimasta negli occhi un po' la partita che ha fatto a Borgo San Lorenzo contro la Fortis e che va ripetuto qualche settimana fa da punta centrale in casa, se non erro con... La punta era Melandri contro la Fortis, giusto? Beh, però si interscambiavano, c'erano lui e Melandri uno dietro l'altro. Quindi diciamo, secondo me Baraje come punta convieni sostanzialmente con me e con Fabrice. Sostanzialmente, cioè, sono d'accordo con Nicolò. Fronte d'attacco, libertà di movimento. Sì, sostanzialmente sono d'accordo con Nicolò. Poi, complimenti Lorenzo che ci siete arrivati, quel ruffianaccio di Angella non dice che io ho detto 2 mesi fa che deve andare in campo, devi dargli la maglia, Polloni e dirgli Baraje, fai quel pizzero che vuoi. L'ha detto Angella. 2 mesi dopo, non c'è male. Lo scorsa stagione il tuo ritardo era di 5-6 mesi. Ti sei applicato, stai arrivando sulla notizia. Professore, lei naturalmente arriva sempre prima, ma attenzione, adesso arriva al mercato e insomma sappiamo che Enrico Boni detta legge, in passato ricorderete i colpi di Makhede di El Shaarawy presi con l'arco anticipo. Poi tra l'altro io qualche mese fa in questi studi avevo pronosticato un Baraje alla Balotelli, avevo detto Baraje al Balotelli del Parma, quindi non è un uomo squadra, però sicuramente è uno che può risolvere le partite in questa categoria.
Prima della raffica sull'argomento Baraglie, saluto Jeremy Sepulveda che ci scrive, anzi che mi scrive sulla pagina Facebook, lo saluto, e anche il tuo gelataio Michele, che ogni lunedì ci segue e ci scrive, così anche come Mauro Moroschi Moroni. Allora, si parla di mentalità, vogliamo parlare della mentalità di Messina e di Baraglie? A mio modo di vedere, assieme a Rodriguez, inguardabili. Sergio da Sassuolo, un po' cattivello con questi tre giocatori, Sergio da Sassuolo. Si parlava di Baraglie, uomo mercato già in partenza a gennaio per la cadetteria, ma non ci sono solo le doti tecniche di un giocatore, o sbaglio? La mentalità non c'è e nemmeno la continuità. Ancora, questo era Sergio da Sassuolo che completava il suo intervento. E poi su Baraglie c'è, cioè, questo messaggio interessante: non vi sembra che Baraglie ieri fosse totalmente assente in campo, con atteggiamento a dir poco indisponente? Cosa ne pensate? Io avrei tenuto in campo Vignali nettamente più in palla. Chiudo questo mio intervento con due tweet all'hashtag, anzi con un tweet all'hashtag, no due, all'hashtag calcecalcio. Rocket70 dice: anche se non ha giocato bene, Baraglie può sempre trovare la giocata. Ieri Insigne, prima del gol decisivo, non si era visto per niente, ad esempio, ci dice il nostro amico di Twitter. E poi, questo è per Enrico Boni, è tutto dedicato a te, caro Enrico. Saverio Cirillo, hashtag calcecalcio, grande Boni, appena salgo dalla Puglia per venire su al Tardini, andiamo a pranzo insieme prima della partita, forza Parma. Mi avvisi, avvisi Teleducato o Angela, è un onore. Chi paga Enrico, tu? Io. È un a proposito, c'è poi Fabris, vabbè, è un'altra storia, non interesserà a nessuno, ma c'è la vecchia cena. Quando vuoi Enrico, io lo continuo a ripetere, okay. Quando vuoi, decidi Luca tu, andiamo. Russo, prima di andare a salutare i nostri amici della WeatherTech Europe, prima di tuffarci sull'argomento guazzo e anche su un'indiscrezione di mercato che insomma mi è arrivata ora via WhatsApp ed è abbastanza attendibile, Russo, Melandri, nella grafica in alto abbiamo scritto involuzione Melandri, perché intanto ti chiedo se sei d'accordo, ma credo che sia abbastanza oggettivo sul fatto che abbiamo assistito negli ultimi tempi, indipendentemente dal gol contro Legnago, ad una flessione di Melandri. Perché? È una questione psicologica. Melandri è un giocatore che è sempre stato abituato ad essere protagonista assoluto nelle proprie squadre e qua magari è inserito in una rosa di tanti protagonisti, oppure è un problema tattico, cioè un giocatore che dovrebbe stare più vicino alla porta? Non è un problema tattico, forse Melandri soffre, tra virgolette, la sindrome di Cassano, in effetti. Quando non si sente protagonista al 100% il rendimento cala. Però è anche un problema di impiego, per me va usato da inizio partita, non lo vedo come spacca partite, non c'ha il passo dello spacca partite. Ieri ha reso e non reso ieri pomeriggio quando è entrato nella ripresa, però quando parte titolare è più incisivo. Fabris? Vabbè, più un problema psicologico, più un problema di posizione in campo? Ma lui nelle ultime gare aveva dato un segnale di ripresa, tant'è che lui stesso l'aveva messo come prima, tra l'altro, e non è una cosa da poco, mi piace sempre sottolinearlo, aveva ammesso di essere in flessione e di vivere un periodo particolare. E, secondo me la gara di ieri nel suo caso non è indicativa, nel senso che comunque, come posso dire, di sicuro non sta attraversando il migliore dei momenti. È anche vero che io continuo a ribadire, ed è una cosa che, cioè, veramente adesso siccome non ci sono le statistiche in Serie D, purtroppo non ho dei numeri alla mano, però mi impegno domenica a tenerle, a tenermi un po'. Il Parma attacca solo da destra, cioè è una cosa incredibile. Ieri era una cosa solo da destra, sempre, soprattutto nel primo tempo, che è quando ha fatto più fatica. Spesso Melandri viene utilizzato sulla sinistra a piede invertito, diciamo, per accentrarsi sulla destra. E se il Parma non va mai da quella parte e i tre non si scambiano, cioè è automaticamente quella persona, cioè quel giocatore lì è quasi inutile che giochi, ma non dico Melandri, chiunque. Quindi, secondo te non dipende solamente da Melandri in sé, ma anche così da un torcicollo della squadra che Melandri non sta facendo quello che potrebbe fare, quello che ha fatto vedere a inizio campionato. Questo è poco ma sicuro, ma lo sa anche lui. Qualche segnale di ripresa l'ha dato. La partita di ieri, ripeto, non è indicativa, anche perché, come è successo in passato, secondo me il Parma tende ad attaccare molto più verso destra. Negri e poi Enrico Boni. Sì, è un'involuzione strana. Lo stesso, come diceva Nicolò, Melandri aveva dichiarato dopo la partita con Legnago di sentirsi meglio fisicamente dopo un periodo un po' opaco. Alla gara di San Marino, se non ricordo male, è stato fatto partire titolare, poi è stato sostituito alla fine del primo tempo.
Anche ieri è stato inserito, però a mio parere in un ruolo non suo. Cioè quando è stato fatto entrare Melandri ha giocato dietro a Musetti, che secondo me non è la sua posizione ideale. Io, per dire, dietro alla punta vedrai bene Lauria, che viene sempre fatto giocare esterno. Tu lo vedi esterno sempre? Io lo vedo esterno sempre. Tant'è che, come diceva Nicolò, giocano sempre a destra, forse perché a destra c'è quasi sempre Lauria, che è uno dei giocatori di miglior qualità, dopo Barai, l'ho preciso per Enrico, se no si arrabbia. Quindi forse risente di non riuscire a giocare, non giocare sempre a titolare. Probabilmente questa intercambiabilità tra gli esterni o comunque i giocatori d'attacco non gli consentono di trovare la forma migliore giocando tutte le partite. Enrico, no, Boni, Melandri. Questa qua non me l'aspettavo da Fabris, che qualcosina di calcio fino a pochi minuti fa pensavo che capisse. Adesso c'è il deserto, c'è lo zero assoluto. Ci ha ribadito tre volte questa cavolata della sinistra e della destra, ma lasciamo stare, ma è solo casuale, ma l'ho visto anch'io che ieri il Parma giocava più sulla destra, l'hanno visto tutti, ma non c'entra, domenica prossima è il contrario. Ma non dimentichiamoci, dubito fortemente, che abbiamo dei giocatori che giocano indifferentemente a sinistra o a destra, e che Apolloni l'unica variabile che fa in corso d'opera è spostare da sinistra a destra, non cambia niente, allora, è solo casualità. Allora, diciamo, allora che l'osservazione che sia un po' perso. L'osservazione è questa: con il 4-2-3-1, caro Fabris e caro Russo, Angela non gli rispondo neanche, con il 4-2-3-1 gli esterni, nella fattispecie Lauria e Melandri, la nostra artiglieria leggera, si fa un mazzo tanto a rientrare. Cioè Lauria e Melandri 12 gol in C, in Lega Pro, Lauria una caterva in Serie D, cioè qualcosa ne hanno fatti 4 a testa, per misericordia, si sacrificano troppo. Voi state tutti lì sempre eco rapidi qua, eco rapidi là, stiamo parlando di sta zitto Angelo, non so di cosa stiamo parlando, della motivazione, perché anche il Parma non segna, Enrico, anche Serena, Enrico, il Parma segna, Giorgino Enrico, di il Parma segna 29 e Giorgino di là, ma scusa Gigi, come lo puoi pretendere una persona come te, che ha vinto il campionato e è stato vice campione del mondo, ma come puoi pretendere che Lauria e il povero Melandri si è fatto un mazzo tanto, poi a un certo punto fisicamente è stato in difficoltà, adesso sta recuperando, è una questione di modulo. E poi aggiungo, il Parma prima aveva avuto un leggero appannamento, adesso è fuori da alcuni turni per infortunio, soffre molto la mancanza di Ricci, che è stato veramente, quando il Parma volava, un giocatore determinante. Ma perché dobbiamo complicarci o fare dei ragionamenti paradossali come Fabris, che continua a menarla a destra e a sinistra, sembra Giorgio Gaber. Fabris, mi sembri Giorgio Gaber! Ma cos'è la destra? Un complimento. Ma cos'è la sinistra? Non sono, ma non cos'è sono, la destra? Non sono degno, non sono degno di questo siamo complimento. Siamo messi bene. Allora, facciamo così. Russo, una precisazione. Poi no. Torniamo, andiamo in telepromozione, sì. E poi concludiamo con Lorenzo Fava, messaggi e opinioni assortite. Il Parma segna 29 gol fatti, 4 subiti, quindi la fase offensiva e la difensiva funzionano. Forse il problema non è il modulo, è il baricentro. Se la squadra fosse più alta, Melandri da una parte e Lauria dall'altra, non dovrebbero fare 40 metri, 50 metri indietro in fase offensiva. Recuperi palla alto e quindi attacchi alto, come fa il Barcellona, Enrico, con le dovute proporzioni. Te la faccio io una domanda. Se ti dico che siamo in pieno inverno, anche insomma, se non dal punto di vista del calendario, ma del clima, che piove, che ci sono le pozzanghere, che ci sono gli schizzi di fango, che le macchine si sporcano, che vanno tenute bene, cosa ti viene in mente? Io ti rispondo, prima di tutto mettete le gomme da neve, in secondo luogo, visto questo clima, andate a Bogolese di Sorbolo, alla WeatherTech, dite che vi mando io, e vedrete che vi troverete benissimo con tutto per l'interno delle auto. Visto che me l'hai detto, dico anche questa, ci mandiamo anche Musetti, ma mi sa tanto che il gol nelle due partite di cui abbiamo parlato una settimana fa, Musetti non lo fa, perché ieri non l'ha fatto, probabilmente non giocherà a Rovigo, vinco la scommessa io, mi pagherà una cena Musetti a me. Allora, se giocherà o meno Musetti oppure Guazzo contro il...
contro Rovigo lo scopriremo più avanti. Adesso andiamo a salutare, dato che li abbiamo citati, gli amici della WeatherTech Europe. Oggi posso godermi la mia auto senza più preoccupazioni. Posso vivere ogni attimo, ogni mia passione, senza dover scegliere tra la cura dell'auto e il divertimento. Perché si sa, l'estetica del proprio veicolo è importante, come è importante mantenere gli interni sempre in ottimo stato. Ecco perché la mia vita è cambiata da quando ho scoperto WeatherTech, l'innovazione nella protezione dell'abitacolo e del bagagliaio. WeatherTech è design a vassoio realizzato sulla conformazione di ogni modello specifico di auto. Uno scudo per acqua, neve, fango, sabbia, spuntino dei ragazzi o zampata del cane. Grazie a WeatherTech, nulla può rovinare gli interni della mia auto e il piacere della mia libertà. Cosa aspetti allora? Vai su www.weathertecheurope.com e trova l'accessorio perfetto o visita il Factory Store di Via Caduti del Lavoro 25 a Bogolese di Sorbolo, Parma. WeatherTech, protezione totale per la mia auto. Eccoci qua di nuovo in diretta. Tra poco andiamo a salutare altri nostri supporters in ambito ovviamente commerciale. Prima però, voce ancora, i telespettatori, Lorenzo Fava. Sì, giusto per lo spazio di un SMS, Michele, è una domanda, magari ne parliamo quando rientreremo dalla pubblicità. E ce la gira Ezio, tramite SMS. Siete certi che Melandri resti a Parma? Mie fonti confidenziali mi dicono abbia chiesto il trasferimento e sia pronto a migrare in Lega Pro. Io francamente non ho riscontri da questo punto di vista e credo che insomma chi è nella rosa del Parma adesso, prima di chiedere il trasferimento, ci pensi molto bene, vista insomma la caratura della squadra, vista l'esperienza, il tipo di avventura. Però ne discuteremo tra poco, quando inizieremo a parlare di Matteo Guazzo, e vi faremo anche il nome, oltre che darvi il profilo, di un possibile arrivo. Si tratta di un 18enne primavera dell'Entella, molto molto interessante. Scopriremo chi è subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Eccoci qua di nuovo in diretta. Guazzo vuole il posto a Rovigo, ovviamente è un nostro titolo, una nostra forzatura, però dopo le tre giornate di squalifica, Guazzo negli allenamenti degli ultimi giorni e anche nel test amichevole della scorsa settimana contro lo Juventus Club è apparso particolarmente determinato, particolarmente voglioso, diciamo così, di farsi perdonare e insomma si candida prepotentemente per una maglia da titolare domenica contro il Delta Rovigo. Prima però di andare su Guazzo, indiscrezione che ci è arrivata in tempo reale, diciamo così, da un addetto ai lavori, e riguarda un giocatore che potrebbe arrivare al Parma nel prossimo mercato di dicembre. Si tratta di un 18enne con passaporto francese, gioca nella primavera dell'Entella, è un'ala destra molto dotata tecnicamente, ha il difetto, ci dicono, di non essere particolarmente concreto. Il nome è Soufiane Ahmed Kadi, origini ovviamente magrebine. La proprietà appunto è della Virtus Entella, società insomma con la quale il Parma, non è un mistero, intrattiene ottimi rapporti. Fabris, domenica Guazzo scalpita, Guazzo sarà titolare a tuo modo di vedere, gli verrà concessa questa occasione anche così per farsi perdonare? Ma secondo me giocherà. Secondo me giocherà, l'ho scritto tra l'altro sul Parma Fanzine un paio d'ore, no, ormai 4 ore fa. Sai che io sono un rapace del... No, è che proprio web. Perché così spiego anche il ragionamento che ho voluto fare. Tu prima dicevi chissà se giocherà Guazzo, chissà se giocherà Musetti. Potrebbe anche essere che giochino tutte e due, è una scelta che a me non piacerebbe, come non è piaciuta in passato, però Apolloni l'ha già fatta. Ma venendo a Guazzo, secondo me giocherà anche perché credo che sia nella natura delle cose, anche per un tecnico. Dopo la squalifica gli è stato fatto un discorsetto, a me risulta gli sia stata anche data una multa. Lui sa di aver sbagliato, è il primo che sa di aver sbagliato, e devo dire che io, che vabbè, so che non serve a nulla, ce l'ha sempre detto anche Enrico, infatti io ne prendo atto, però io che vedo spesso gli allenamenti e le amichevoli, devo dire che è cambiato, dico una banalità, da così a così. Cioè è cambiato proprio anche l'atteggiamento
negli allenamenti e nelle amichevoli, e credo che anche Apolloni come allenatore, se ciò verrà confermato anche questa settimana, e non ho dubbi, cioè, insomma, non ho dubbi che sarà così, lo farà partire dal primo minuto. Perché? Perché Guazzo si gioca veramente un gettone importantissimo. Io non sono convinto che vada via, a prescindere. Questo che però, cioè, quello che però è importante per lui è: di opportunità ne ha sprecate. Quella con la Virtus Castelfranco in sé era l'opportunità perfetta. Ad esempio, quella di Longobardi lo è stata quando ha giocato con la Virtus contro il Villafranca Veronese. Veniva da un infortunio, nonostante questo ha giocato 90 minuti, ha dato tutto e ha fatto pure gol. E infatti è diventato, a parte dopo per l'infortunio, ma è diventato un idolo dei tifosi e un perno di una squadra che infatti ora sta anche Cos'è mancando. Diventato? Il Longobardi è diventato, prima dell'infortunio, un perno della squadra. Contro la Virtus Castelfranco Guazzo aveva l'opportunità della vita, ovvero Longobardi si capisce che ha un infortunio abbastanza grave già quando lo accompagnano in spalle, cioè in spalla, diciamo, fuori dal campo. Entra, non riesce a incidere sul match, anche se devo dire che è la volta in cui ha giocato meglio di tutte quelle, che non è ancora sufficiente, però la volta che ha fatto vedere qualcosa di positivo, e poi si è lasciato andare a quella sciocchezza. Quindi tutto questo per dire: domenica contro Rovigo secondo me giocherà, e in più avrà l'opportunità proprio per mettere a tacere i dubbi che sono assolutamente leciti per quello che ha fatto. Per lui. Guazzo, senza voler mettere alcuna pressione, anche se può sembrare tanto, quella di domenica è una partita da dentro fuori. Luca Russo. Sì, no, mi piace Angella, scusa Luca, mi piace Angella, perché che ore sono, Geremia? Che ore sono? 22.06. 22. Angella dice quello che io ho detto in apertura. Bravissima, Enrico, cioè, capisco la partita della vita, giocherà. Enrico, capisco che quando il mercato non passa da te, io capisco che tu sia indispettito per l'indiscrezione che abbiamo appena dato. A inizio puntata non ti ho detto che tu hai detto esattamente quello che avevo scritto prima. Io auguro a Guazzo di fare 3 gol a Rovigo. Poi posso avere i miei dubbi. Però Guazzo, arriviamo a un compromesso. Lei, Guazzo, convinca Maio giovedì prossimo calcio più. Giovedì prossimo. Oggi è lunedì, fra 3 giorni, ecco, diciamo fra 3 giorni. Devo dire anche l'ora. Convinca Maio a venire qua, perché vedrà che insieme io e lei facciamo una bella miscela esplosiva. Lei a Rovigo scende in campo che sprizza energia da tutti i pori e ne fa 3 davvero, perché altrimenti la vedo dura. Luca Russo. Se gioca, giocherà con uno spirito da guerriero, perché comunque vorrà, secondo me, guadagnarsi una sorta di riconferma virtuale in questo Parma, perché essere in questo Parma e anche essere impiegato part-time è sempre meglio che giocare altrove da titolare, mio parere questo. Quindi se dovesse esserci, sarà, come dire, l'uomo in più, forse, rispetto alle ultime partite dove l'attacco, effettivamente, anche se a fasi alterne, ha un po' faticato. Ti ispira fiducia Matteo Guazzo, giocatore insomma che è stato nel mirino anche della critica dell'opinione pubblica in questa prima parte di stagione? C'era chi diceva: ma insomma, cosa lo prendiamo a fare, non ne abbiamo bisogno, vedrete che creerà dei problemi. No, mi ispira fiducia. Guazzo, sì. Attenzione, Guazzo è giocatore, eh? Poi sì, può piacere, non piacere, Guazzo è giocatore. Geremia Negri. Secondo me domenica giocherà Musetti. Partiamo dal fatto che la penso come te. Quindi Guazzo te non giocherà? Secondo me titolare no. Di solito non ci azzecco mai quando vengo e pronostico le formazioni, quindi può essere che non ci azzecchi neanche stavolta. Però sono d'accordo con te, Guazzo è giocatore, nel senso che delle prime punte che abbiamo, Longobardi, Musetti, lui è sicuramente quella più forte tecnicamente. È quella però che ha dimostrato forse meno determinazione nelle partite nelle quali ha giocato. E questo forse ha lasciato un po' a desiderare, però tecnicamente è un giocatore che non si discute. Secondo me giocherà Musetti, perché è in un ottimo momento di forma, al di là della partita di ieri, nella quale è stato cercato poco, ha avuto poche occasioni per farsi vedere e e concludere in porta. Quindi secondo me entrerà partita in corso e non giocherà titolare. Lorenzo Fava, che ne dicono i nostri telespettatori? È sempre un nome molto gettonato a livello anche di commenti, quello di Guazzo. Sì, intanto partiamo da questo SMS, Francesco Banci. Non capisco come sia potuto rimanere in panchina Sereni con un Baraglie e un Laurie così spenti. Uniche soddisfazioni Zomers, Rodriguez e un capitano ultimo a mollare. Attendo impaziente il ritorno di
Guazzo. Sono curiosi anche i tifosi, perché Sereni era uno messo al muro per cui veniva chiesta la fucilazione fino a due domeniche fa, adesso sta fuori, ma come mai non gioca Sereni? E tra l'altro da... Insomma, mi sono sempre stato tacciato come uno che ha come pupillo Walter Rodriguez. Domenica ha giocato una partita insufficiente, quindi non capisco neanche... Non capisco questo messaggio. Capacità tecniche vostre delle persone in studio, zero. Psicologia sotto zero, ovvero non valete un benemerito piffero calcisticamente parlando. Meno male. Perché? Che sai come sono le statistiche, no? Se uno mangia zero polli e l'altro ne mangia due, ma per la statistica detto ne mangia questo, una a te. Meno detto, male che ci sei tu per riequilibri. Detto questo, e non mi dilungo, ci fosse stato uno di voi che avesse detto, con questo vizietto di Apolloni di risparmiarsi una sostituzione quando le cose vanno male, che io stigmatizzo, c'era uno Gigi da mettere in campo, e magari con quello che dice Sacchi, il booster vincevamo anche. Esatto, l'ha detto Angela, andiamo avanti. Lorenzo Fava. E poi, sempre rimanendo in tema Enrico, però ci voleva concretezza ieri, tanto per... No, ci voleva velocità! Rimanendo in tema attaccanti e concretezza, il messaggio di Giorgio: ci vuole un bomber. Il suo nome, Meloni del Fondi e non Peracotta. E poi, venendo un attimo a Guazzo... Guazzo aspetti, sì, era un gioco di parole. Sì, venendo Guazzo aspetti su turno, Rovigo andiamoci con Baraglia e Melandri di punte, insieme hanno fatto bene e con loro là davanti il Parma sempre ha raccolto i tre punti, firmato vecchio decano. L'ultimo, mettiamoci chi ne avete voglia, ma rimaniamo lo stesso, una spanna superiore a tutte le altre, basta preoccuparsi, potrei giocare anch'io a Rovigo. Lorenzo, poi ti facevo segno perché stavo cercando di calmare Enrico Boni. Allora Enrico, volevi replicare? No, volevo solo dire una cosa. Poi Lorenzo, se ce ne volevo solo due, dire una cosa. La tua. Io non sono un sostenitore di Guazzo. Caro Matteo, se Apolloni non ti fa giocare dall'inizio a Rovigo, che per me gliel'ho detto in apertura, se non vengo io a casa sua e le preparo la valigia, perché se non gioca a Rovigo domenica dall'inizio il signor Matteo Guazzo, io voglio vedere in questo studio e in seno al Parma Calcio chi ha il coraggio di dire che Guazzo rimane a Parma, compreso il diretto interessato. Guazzo Rovigo deve giocare. Lorenzo Fava, voce ancora ai tifosi, sì. Poi tu che ne pensi? Sì, te la butto già lì. Per leggere quello che ci scrive Mario da Sorbolo, io proverei sulla tre quarti Lauria con una punta sola, ha visione, un ottimo calcio, è in grado di saltare l'uomo, poi vorrei capire qual è la vera squadra titolare. Questo era Mario da Sorbolo, sappiamo comunque che Apolloni varia spesso un ampio turnover e... Purtroppo gestisce... diciamo che le squadre titolari anche in Serie D nel calcio moderno non esistono più. E per me domenica gioca Baraglia e punta, e come avevo già detto due o tre lunedì fa quando il Parma poi aveva affrontato il Legnago al mercoledì, Baraglia e punta sostenuto da Lauria, Melandri e magari a sinistra Sereni, dipende sempre dal giovane dove si deciderà di farlo giocare. Né Musetti né Guazzo. Secondo me Guazzo arriva da una punizione, appena stato messo in castigo, secondo me prosegue. Ma proprio per questo motivo, io il concetto... Troppo facile però Nicolò dare subito il contentino al ragazzo che ha fatto il monello. Non è un contentino, scusa. Allora è rimasto fuori, ha una voglia entrerà sicuramente a prezzo in corso, specifico. No, è rimasto fuori tre giornate, sì, no, lungi da me difendere nessuno, ma dico, è rimasto fuori tre giornate, la società non ha fatto ricorso, tanto per iniziare. Gli è stato fatto un determinato discorso e gli è stata data una multa. Lo so, a questo punto lo fuciliamo. Anzi, credo che la cosa ideale è mettiamolo in campo, però non dico l'ultima possibilità, però cavolo. Fai vedere che hai capito, almeno. Perché se no, cioè ragazzi... Però potrebbe essere proprio il problema quello, cioè se Guazzo steccasse la partita sarebbe effettivamente l'ultima possibilità. Quindi secondo me... Vabbè, ma non stiamo parlando del ragazzo. Apolloni potrebbe inserirlo in modo più graduale.
il concetto... Lorenzo, non stiamo parlando del 18enne che rischia di bruciarsi, stiamo parlando di uno a 32, che ormai 34. Deve mettere il timbro sulla stagione. Abbiamo parlato spesso di giocatori che possono cambiare la partita in corso e dare la sterza. Ecco, Guazzo, come Baraglie, è uno così. Non l'ha ancora fatto vedere assolutamente in campo, non l'abbiamo. Nelle partite, quelle che guardiamo allo stadio o eventualmente su Sky, non l'ha fatto vedere questo. In allenamento e in amichevole... Alcune cose di questo tipo, lui i colpi ce li ha, lui è uno che dal nulla ti inventa il tiro, mi viene sempre questo esempio, alla Quagliarella che nessuno si aspetta e ti fa pure gol. Il problema è che o gioca in un certo modo e domenica, se giocherà, secondo me sì, lo deve far vedere, oppure cioè, non è controproducente. Vorrei autocitarmi per dire che comunque a Rovigo, dove aspettano la partita dell'anno questa, C'è fermento perché dicono che io, Enrico Boni, sono il cavallo di Troia mandato dal Parma a Rovigo. Tutte queste voci su Pera, le dichiarazioni. Fammi finire! Ci vai a Rovigo? Questo sono già là, è chiaro che ci vada, già non fare domande inutili. Quindi, dicevo, cavallo di Troia mandato appositamente dal Parma per distrarre Pera, per seminare zizzagna nello spogliatoio, perché hanno saputo a Rovigo che c'è questa voce di Pera che viene al Parma, eccetera, eccetera. Quindi, se dovesse andare, ho qualche dubbio, ma se dovesse andare come bene per il Parma, favorevolmente, vorrei che Ferrari e il direttore Carra mi dessero un piccolo riconoscimento per il lavoro sporco fatto. Basta una cena, un fast food. Fabrice... abbiamo riferito prima, ho riferito di questa indiscrezione che mi è giunta in tempo pressoché reale da una fonte che considero molto attendibile e che Truppo è uno che non scherza e che mi faceva, non è il collega Truppo, che peraltro sul mercato è sempre molto sul pezzo, e che mi riferiva dell'interesse del Parma per questo diciottenne della primavera dell'Entella, Soufiane Ahmed Kadi, francese di origini magrebine, esterno destro alto. Allora la mia domanda è: perché secondo te il Parma si sta muovendo per un giocatore con queste caratteristiche per questo ruolo, quando hai già Sereni, hai già Moussa Balla, hai già Lauria, hai già Melandri, insomma sugli esterni sei coperto? Intanto bisogna vedere se mi fido della tua fonte, quindi immagino che sia veritiera la cosa. Il concetto è molto semplice, Galassi l'ha detto in conferenza, loro si stanno muovendo per dare in prestito alcuni under, gli over sono tutti confermati e non parte nessuno, a meno che, come ha detto lui e io rimango alle sue parole, a meno che qualcuno non bussi la porta e dica me ne voglio andare. Poi ne parliamo per Vignali. Io infatti sto semplicemente citando le parole di Galassi, caro Enrico. Hai ragione. Beh, insomma, fra te e Galassi. Ne parliamo forse anche di Benassi. Il concetto è molto semplice, loro cercano un under che possa fare tutte e due le fasi, tipo Ricci, che possa giocare da terzino oppure da avanti. Perché? Perché dà una doppia possibilità. Di sicuro ne partiranno altri, ad esempio Trajkov doveva partire, era praticamente già fatto il prestito, anche se c'era un dubbio sulla squadra a cui avrebbe dovuto prestare i suoi servizi comunque in prestito. Si è infortunato, non si è ancora capita l'entità dell'infortunio, se dovesse superare i 15 giorni potrebbe tra virgolette saltare questo prestito, quindi c'è stato anche questo intoppo. Ascolta Nicolò, sicuro... ma cosa vuol dire, che l'ho sentito anche giovedì quando non c'eri, ma la vogliamo finire di abusare della parola prestito? Cavolo, è un danio, una cessione, è una rescissione di contratto, ma possibile, 29 giocatori, adesso prestiamo anche Cotticelli che è il quarto portiere, ma dai, io questa ipocrisia, ipocrisia, non la sopporto. Prestiamo Trajkov, che vuol dire che gli paghiamo l'ingaggio dove va e che magari viene buono per la Lega Pro. E quindi stai urlando a me o a chi lo fa? A te. Perché io sto dicendo. Aspetta, perché io sto dicendo una cosa che non è vera, dunque. Certo. Ok, va bene, allora cosa volete che vi dica? Quello che è sicuro, perché sarebbe un discorso più ampio, visto le baggianate che racconta il tipo lì a sinistra, il problema qual è? Il problema è che il Parma c'ha 28 giocatori. 29. Tutti questi, 29, va bene, 29 giocatori. Tutti questi giocatori hanno un contratto annuale. Quello che, tra l'altro, magari Enrico non sa, è che comunque c'è una possibilità, una clausola, che comunque permetterebbe al Parma di
allungare questi contratti in caso di Lega Pro. E quindi non, al di là di quello che possa pensare il giocatore, ovviamente ce li hai in casa, non ti stanno rendendo, Apolloni fa altre scelte, tutto quello che vuoi, allora li puoi o tagliare oppure dare in prestito 6 mesi e vedere magari in un'altra realtà se possono fare bene. Io fra le due propendo per la seconda. Soprassediamo perché abbiamo un fenomeno in casa, Luca Russo, tu che vieni da Napoli, adesso si inserisce l'Avellino che è vicino a Napoli per prendere Traico. Dai che è grazia tanta se rimane Rodriguez, un altro dei tuoi pupilli, ma grazia tanta, altro che esterno, Angela, anticipo la tua domanda così andiamo veloci, sì. Non me ne frega niente di esterni, neanche troppi, voglio un centrocampista se proprio voglio un giovane, che non ce n'abbiamo uno, che Rodriguez è inadeguato, d'altra parte è sponsorizzato da qui presente alla mia sinistra, alla mia destra, ma... visto che io sono alla sua sinistra. Allora, è finito, allora, Enrico? Ho finito. Ecco, allora... breve giro di opinioni sul mercato con Geremia Negri, Luca Russo, poi qualche messaggio con Lorenzo Fava, poi siamo in pubblicità. Allora, l'arrivo di questo ragazzo, che se non ricordo male è un 97, promettente. È un'indiscrezione. Diciamo. Nel caso dovesse arrivare questo ragazzo, secondo me qualcuno deve partire. E io la butto lì, tra virgolette, potrebbe essere una bocciatura di Sereni. È un giovane, un esterno destro e... secondo me di esterni, anche perché spesso ci gioca Lauria, ci può giocare Barai, abbiamo Melandri, abbiamo Sereni, abbiamo Ricci quando tornerà, ce n'è già un numero abbondante, quindi credo che qualcuno partirà. Secondo me l'indiziato ad andare in prestito, ad essere tagliato, come piace dire ad Enrico, sarà Sereni. Finisco brevemente, al di là della prestazione di ieri, per me Rodriguez è un buon giocatore. Luca Russo. Sono d'accordo, strano, con Boni, perché penso che al Parma serva un centrocampista, un metronomo del centrocampo che detti i tempi, che faccia da, come dire, da hub della manovra del Parma. C'è già Corapi, c'è già però serve... queste caratteristiche. Giorgino è bravissimo nella doppia fase, cioè nel recuperare palloni, nel fare da lavatrice, serve nel prendere gli sporchi e nel restituire. Serve un vero leader al centrocampo. Non so se sul mercato, onestamente, ce ne sia qualcuno disponibile. Stai parlando di giovani o di over? Di cosa stai... Né giovani né over. Serve un centrocampista, un leader. Perché vabbè, scusa, non volevo... Serve un leader, che non vedo in questo Parma, onestamente. Secondo me con il modulo che attua sempre Apolloni, il 4-2-3-1, con un centrocampo a due, non arriverà nessun centrocampista, nel senso che abbiamo Giorgino e Corapi, che ormai è la coppia fissa, da alternare ogni tanto con Miglietta. Rodriguez, alla quale secondo me Apolloni punta molto, e Simonetti, che esatto, Simonetti. Ha giocato, se non vado errato, titolare in Coppa Italia, ha fatto secondo me una buona prestazione. Però non penso che Apolloni comunque sia così integralista a restare su questo modulo fino a fine anno. Penso che aggiusti qualcosa, credo, perché se il trend del Parma dovesse essere questo anche nelle prossime partite, cambierà qualcosa. Comunque serve gente che, mia opinione, vada bene anche per la Lega Pro, quindi non gente da prendere così per il momento. Gente, quindi in un'ottica, in prospettiva, diciamo, futura, di lungo periodo. Si deve evitare investimenti anche l'anno prossimo. Lorenzo Fava. Sento d'accordo con quanto ha appena detto Luca Russo sugli investimenti da fare. Se vanno fatti, meglio appunto cercare di spendere qualcosina in più in vista del prossimo anno, che credo sia in Lega Pro. Ti leggo un SMS, visto che stavamo parlando di centrocampo e centrocampisti, forse un reparto che, complice anche l'assenza per l'infortunio di Miglietta, è ridotto un po' all'osso in queste ultime giornate. Buonasera, sono Luca da Monfalcone. Ieri, più che la punta, si è vista la mancanza di un'alternativa a Giorgino. Corapi giocava da solo a centrocampo. E poi l'ultimo, e poi chiudo, andiamo in pubblicità. Michele, è un altro SMS che ci scrive Vincenzo. Ieri mancava una spinta sulla fascia, si è sentita la mancanza di un certo Sereni, tanto criticato, e domenica scorsa è stato decisivo. Allora, pubblicità, e tra poco di nuovo qua in diretta con Calcio e Calcio. C'è un'altra notizia di mercato, un'indiscrezione che non riguarda il Parma ma riguarda una delle concorrenti, voce riportata dal Resto del Carlino, ribattuta anche da emiliagol.it, cerchiamo di citare sempre le fonti, che vede insomma un attaccante di Serie B che potrebbe essere acquisito dall'Alto Vicentino. E insomma, l'Alto Vicentino che forse non molla, non dismette. A tra poco. 150 gli attaccanti di Serie B. Eccoci qua di nuovo in diretta, ultimissimi minuti di questa 11ª puntata stagionale
di calcio e calcio. Enrico Boni, stavamo parlando di mercato a proposito del Parma, diamo però un'occhiata anche alle voci di mercato che riguardano le concorrenti. Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione che l'Alto Vicentino, a seguito del rallentamento subito in classifica e della perdita di punti da parte nei confronti del Parma, insomma, fosse intenzionato un pochino a rivedere i propri programmi nel mercato di dicembre, quindi a non investire più di tanto. In base invece alle ultime indiscrezioni che giungono dalla rete, battute dal Resto del Carlino, rilanciate anche da emiliagol.it, l'Alto Vicentino starebbe addirittura trattando Davide Luppi, 26enne, centravanti di proprietà del Modena, che fece benissimo due stagioni fa, se non sbaglio tre stagioni fa, nella Correggese con 27 reti in stagione. Ti sembra sembra possibile? Allora, rispondo mantenendo un tono di voce bassa, perché altrimenti il commento di questa notizia si spaccano i bicchieri nel bar che è a 300 metri dallo studio. Davide Luppi, 26 anni, gioca, perché non fa molta panchina, a Modena, 2 anni di contratto con il Modena, rescinde il contratto da professionista con il Modena per scendere con l'Alto Vicentino, che arriva terzo o quarto in Serie D. Applauso a chi ha dato questa notizia infondata. Davide Luppi scende in Serie C, la do io la notizia, poi voi ve la dimenticate, scende in Serie C quest'altr'anno e viene a Parma, che ci è già andato vicino a venire quest'anno, ma non poteva fare un salto all'indietro così. Fammi finire una notizia per gli addetti ai lavori, per noi che mastichiamo calcio, non che voi che ve ne intendete di agricoltura. Mercoledì, dopodomani, giornata di Coppa Italia. Coppa Italia, manifestazione dalla quale siamo prematuramente usciti. Rovigo, Romagna Centro e Alto Vicentino contro Mestre. Qualcosa, Enrico, su qualcosa siamo informati. Ultimissima notizia, un annuncio comparso su un settimanale qui di Parma che io ricondurrei a Fabris, dove dice questo annuncio: cercasi maggiordomo, famiglia benestante, giocatore di calcio, requisiti, buona conoscenza dei social network, dei computer, incompetenza calcistica e barba incolta. Enrico, non ci ho capito niente. È Lucarelli che cerca un maggiordomo. Lucarelli non è un segreto, si è già trasferito a Parma. Le caratteristiche di questa figura professionale che sta cercando Lucarelli sono sputate le caratteristiche di Fabris, che guarda caso ha fatto questo filmato, quello che hai detto tu all'inizio. E se la paga è buona, fa dopo, dammi il numero, chiamo. Però Lucarelli poi ti deve autorizzare a venire qua, speriamo che non ti dia il nulla osta. Allora, Lorenzo Fava, chiudiamo con te, poi insomma li facciamo dopo i saluti, tranne che nei confronti di Enrico Boni, che si è già salutato da solo, meglio. A proposito di Enrico Boni, così chiudiamo poi il suo capitolo, Carmen Toccoli su Facebook ci scrive un post: un pareggio ci può stare, chiaramente si riferisce alla partita di ieri, un pareggio ci può stare, non cominciamo a condannare il Parma e vedrai, caro Boni, che domenica vinceremo 2-0, scommettiamo una pizza, ti chiede Carmen. Aggiudicato. Quindi, aggiudicato, è un'altra scommessa che si aggiunge. Vittoria contro vittoria. Però. Ok. Elio, questo invece Michele è per te e senti bene che cosa ti dice. Sì. Angela, stai nel tuo brodo, perché ha ragione Boni, il girone lombardo è il più tecnico di tutte le categorie. Il Piacenza ha più giocatori di categoria e anche l'allenatore, tale Franzini, con uno zoccolo duro. Il Parma un Matteazzi non ce l'ha. Matteazzi con la S. Lui ha scritto Matteazzi, effettivamente hai ragione, Matteazzi, il Parma non ce l'ha. Provate a guardare fuori dal vostro girone, non conoscete nessun giocatore. Angela, sei un fazioso crociato. Saluti, Elio. Grande Elio, grande Elio, finalmente qualcuno che dice ad Angela, oltre al sottoscritto, le cose come stanno. Ti voglio conoscere. Era scontata. Allora, Matteazzi, tra l'altro, se non ha cambiato caratteristiche, gioca da esterno destro oppure da interno di centrocampo. È ottimo giocatore con dei trascorsi in Serie C di livello, se non confondo il calciatore. Io, insomma, ho qualche perplessità. Più vicino ai 40 che hai. Esatto, ho qualche perplessità sulla superiorità del girone lombardo, ma me la tengo, ci mancherebbe. Elio sicuramente più preparato di me. Siamo arrivati alla conclusione. Ultimissimo. Silvano, secondo me ieri si è guadagnato un punto e non persi due. Se non c'era San Zommers, staremmo qui a parlare di una sconfitta. Grazie a Lorenzo Fava. Grazie a te, Michele. Per il tuo grazie a tutti i nostri telespettatori. E per la tua
precisione. Grazie a Luca Russo, lo trovate su ilcolumnist.net, oltre che su stadiotardini.it. Buon rientro domani a Napoli, grazie per essere venuto qui, tu lo sei stato nostro ospite in passato, grazie anche insomma per la solidarietà morale che ci hai portato. Grazie Michele, sarà anche sul, come dire, il raggruppamento lombardo superiore, però a noi interessa vincere quello Veneto Emiliano, quindi ce ne frega onestamente di quello lombardo. Grazie all'abbonato del Parma Calcio 1913 allo Stadio Tardini, oltre che componente della squadra dei nostri opinionisti, Geremia Negri. Grazie a te Michele, buonanotte a tutti. Grazie a Nicola Fabris, parmafanzin.it, lo ritroveremo giovedì qua con Calcio e Calcio Più, piaccia o non piaccia ad Enrico Boni, che salutiamo, ciao Enrico, buonanotte. Guazzo, mi raccomando, mi smentisca e finalmente faccia questo benedetto primo gol a Rovigo. Mi raccomando, Guazzo. Buonanotte, a giovedì alle ore 21 in diretta come sempre.